come se ne esce e qual è la strada da imboccare per ritrovare vigore, forza, lucentezza, agilità nel lavorare per approfondire il progetto europeo? Ma se ne esce anzitutto con un gruppo compatto di coloro che credono nell'Europa e che non danno nessuna concessione ai sovranisti, ma che però sono in grado di dire che bisogna guardare di più agli interessi del popolo europeo. Cioè che debbono mettere davvero l'accento su quello che è successo, cioè che è vero, l'Europa è cresciuta, è diventata più prospera, ma sta distribuendo male non solo le risorse economiche, ma sta distribuendo male le opportunità. E quindi c'è bisogno di qualcuno che abbia una visione e che, qui uso la parola che uso di nuovo abitualmente, abbia una predicazione europeista, ma deve essere credibile, quindi può essere un partito, possono essere dei dirigenti, ma hanno bisogno di essere credibili, cioè di avere una biografia che dice che sono effettivamente credibili. Questa operazione può anche avere un punto di impennata nelle elezioni europee, nelle quali sappiamo tutti che certamente i sovranisti avranno seggi nel Parlamento europeo, ma nel frattempo nessuno di quei governi cambierà nel Consiglio, e speriamo che la campagna elettorale condotta dagli europeisti abbia diffuso tutte le informazioni che noi conosciamo, ma che non giungono a livello di opinione pubblica. Questo credo che sia il passaggio cruciale, però continuo a dire che l'Europa non morirà domani, ma neanche riuscirà ad avere una grande impennata, a meno che non si verifichino determinate condizioni che però devono essere costruite. Ma stiamo veramente avviandoci alla conclusione, caro tecnocrate, ma il gioco si fa veramente e le elezioni europee saranno veramente caratterizzate da quelle che Spinelli chiamava le forze conservatrici e le forze progressiste? Io credo che questo è un momento in cui le forze progressiste, cioè a favore dell'unificazione politica dell'opera, devono esprimere le loro energie al massimo e produrre qualche cosa che sia sufficientemente mobilitante per una parte di elettorato che secondo me non è né a favore né contro, ma è disponibile nel momento in cui gli si spiega perché deve sostenere lo sforzo europeo, forse disponibile a mettersi in gioco. Certo che è incredibile che a rileggersi oggi delle pagine scritte nel 1941 la posta in gioco è esattamente la stessa, con gli stessi soggetti in campo e con lo stesso terreno di gioco. Ve la vedo un po' reticente su questa mia... No, non sono gli stessi soggetti, perché Spinelli si stava rivolgendo in effetti alle democrazie europee in quella fase, nella fase in cui scrive il manifesto di Ventotene. Lo stesso vale naturalmente per Rossi e per Eugenio Colonni. Dopodiché però abbiamo fatto un allargamento sconsiderato, non abbiamo tenuto conto del fatto che la cultura politica e democratica che c'era in Occidente, compresi persino Spagna e Portogallo, che pure hanno avuto un lungo periodo autoritario, era chiaramente più solida e chiaramente, dirò la parola estrema, superiore a quella di paesi dell'Europa centro-orientale, nessuno dei quali aveva avuto una precedente esperienza democratica. Non abbiamo saputo diffondere queste idee di democrazia adeguatamente e quei paesi non l'hanno fatto a loro volta, forse perché dipende anche qui dalle loro leadership. E questo è il momento delicato nel quale bisogna riuscire a fare riemergere tutte le idee democratiche. Ultimissima battuta, la Costituzione europea? Io sono dell'idea che il Trattato di Lisbona sia sufficientemente avanzato e se la Costituzione è un elemento di scontro acrimonioso preferirei non si andasse in quella direzione. Se sono necessari degli emendamenti mirati li farei, perché su un emendamento mirato voi burocrati, civil servants, avreste naturalmente un ruolo da svolgere e sarebbe più chiaro chi è a favore e chi è contro, perché quell'emendamento mirato contiene una storia perché lo facciamo e contiene un futuro che cosa intendiamo conseguire. Se mi permette, la mia controreplica è esattamente opposta al burocrate che è in me, perché io penso invece che un patto costituzionale abbia bisogno della politica e dei politici, abbia bisogno di un testo breve che parta dalla Carta dei diritti fondamentali, per esempio.